Se volete scoprire quali sono tutte le novità che troverete a Play Modena e che usciranno a settembre, allora siete nel posto giusto, perché questo è Gaming Soon. Ciao a tutti quanti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Io sono il Giullare e vi do il bentornato nella nostra mansarda per il nostro Gaming Soon, nel quale vi dirò quali saranno tutte le novità che saranno presentate a Play Modena dagli editori e che comunque usciranno nel mese di settembre. E come sempre vi ricordo che se qualcosa non dovesse uscire, non prendetevela con noi, ma queste sono le informazioni che abbiamo ricevuto fino a questo momento. Questo video è sponsorizzato da Magic Merchant, che per festeggiare questa nuova collaborazione ha attivato sul loro sito il codice sconto Giullari1009 e quindi utilizzando il link che trovate qua sotto in descrizione potrete avere il 10% di sconto su tutto ciò che metterete nel carrello, quindi non soltanto giochi da tavolo ma anche giochi di carte e accessori. E vi ricordiamo anche che su Magic Merchant le spedizioni sono gratuite a partire dai 29,90€, quindi approfittate del codice sconto Giullari1009 e davvero grazie mille di cuore a Magic Merchant. Le uscite sono veramente tantissime, quindi partiamo con Hint di Asmodee Italia, un party game che strizza l'occhio ai vari tabù e indomimando, nel quale la squadra dovrà cercare di capire quali sono le 5 parole che ha letto il giocatore di turno, il quale le sceglierà sapendo soltanto l'argomento di cui si parlerà, e sono tutti argomenti strani tipo tipologie di cani, condimenti per la pizza, veicoli fantascientifici, e sulla carta oltre all'argomento c'è anche scritto cosa il giocatore di turno dovrà fare, che sia canticchiare una canzone, mimare, disegnare. Gli altri giocatori cercheranno quindi di indovinare queste 5 parole senza però dover nominare una parola che è quella vietata. Se avete una compagnia cacciarona, vi piace questo genere di giochi, allora sicuramente troverete in Hint tutte quante le caratteristiche che vi divertono all'interno di un gioco da tavolo. E come sempre vi ricordo che li troverete, si spera, a Play Modena e che comunque li potete preordinare e acquistare su Magic Merchant utilizzando il codice sconto che vi ho dato prima. E con Asmodee arriva finalmente anche Descent Leggende delle Tenebre, nuovo gioco della saga di Descent, un dungeon crawler nel quale vestiremo i panni di uno tra sei possibili eroi che si dovranno addentrare in questo mondo per sconfiggere mostroni che arriveranno da ogni dove per farci molto male. Noi non conosciamo Descent, non l'abbiamo mai giocato, ma da quello che abbiamo letto questo non è una semplice nuova edizione, ma è proprio un gioco totalmente nuovo. Lo giocheremo con un app companion che sarà molto importante all'interno del gioco, in quanto ci dirà non solo tutta quanta la storia, la trama, il suo evolversi, ma ci spiegherà anche come setappare il gioco man mano che noi esploreremo il nostro dungeon, e potremo anche interagire con l'app per sapere come funzionano i vari elementi di gioco, se abbiamo magari delle difficoltà nel movimento oppure le linee di vista che sono attive dalla casella in cui ci troviamo. Il gioco dal punto di vista dei materiali è veramente eccezionale, ci sono tantissime miniature e soprattutto la mappa, il tabellone che noi costruiremo ha tantissimi elementi in 3D, ci saranno oltre a alberi e altri elementi del genere, ci saranno proprio delle scale che ci porteranno a salire di livello in quanto andremo a costruire il nostro dungeon anche su più piani. Noi non abbiamo mai giocato a Descent, come ho detto, non siamo neanche così ferrati su questo genere di giochi, però se capiterà l'occasione lo voglio assolutamente provare. E arriverà anche finalmente nella versione retail Ankh, titolo che già avete visto su tutti quanti i social, siccome stanno arrivando finalmente gli scatoloni del Kickstarter, e questo è il terzo titolo della trilogia di Eric Lang, che è il seguito ideale di Blood Rage e Rising Sun. Qui ci troveremo a gestire le divinità della mitologia egizia e anche qui ci picchieremo gli uni con gli altri per il controllo del territorio. Ogni divinità ha le sue caratteristiche, tutte quante molto asimmetriche rispetto a quelle degli altri giocatori, e c'è anche la particolarità che le divinità potranno fondersi assieme l'una con l'altra a crearne di nuove, e questo potrebbe anche portare a dei seri ribaltamenti nel corso della partita, e chi è davanti sul tracciato dei punti vittoria non è detto che sarà il vincitore. So che una copia di Ankh è già qua nelle mie vicinanze, anzi, siccome uno dei nostri amici l'ha ricevuta da poco, quindi lo proverò, spero quanto prima, e vi daremo appena l'avremo provato ovviamente le nostre impressioni. Ed esce anche con Asmodee Italia Sherlock Holmes Gli Irregolari di Baker Street, una nuova avventura quindi per Sherlock Holmes consulente investigativo, nuovi casi, nuove storie finalmente. Come sapete noi adoriamo Sherlock Holmes consulente investigativo e non vediamo l'ora di giocare anche questi casi che avranno proprio come protagonisti Gli Irregolari di Baker Street. Inoltre il gioco dovrebbe anche introdurre un nuovo sistema per tenere traccia delle piste seguite, di tutti gli indizi che abbiamo trovato nel corso della nostra avventura, quindi molto curiosi anche di questo titolo che credo proprio tornerà a casa con noi da Play.
Ed esce anche Crime Zoom, altro investigativo questa volta contenuto in un solo mazzetto di 55 carte. Noi creeremo la nostra mappa che nella prima scatola ci porta nella Brooklyn del 1980, dove si è trovato un cadavere all'interno di un edificio fatiscente dopo aver sentito alcuni colpi di pistola, e noi, guardando per l'appunto la scena del crimine, sceglieremo con quali oggetti interagire. Andremo quindi a rivelare la carta, voltarla e poi scegliere quali piste seguire fino a dover arrivare a dare la soluzione per capire chi è stato e qual è stato il movente. Di giochi di questa tipologia ne sono già usciti parecchi, non sono riuscito a capire se questo gioco possa introdurre qualcosa di nuovo, ma se ci sarà l'occasione lo proverò e vi faremo sapere. Ed esce anche Allertau, un nuovo titolo di Uwe Rosenberg ambientato per l'appunto nella regione dell'Allertau, che è quella con la più grande produzione di luppolo al mondo, e noi saremo dei contadini che gestiamo la nostra fattoria cercando di primeggiare e di avere più influenza e più prestigio di tutti quanti gli altri giocatori. È un piazzamento lavoratorio nel quale troviamo le solite cose a cui Rosenberg ci ha abituato nei suoi cinghialoni alla tedesca come Agricola e Le Havre, quindi areremo i campi, semineremo questi nostri campi, però ci sono un paio di cose particolari che mi hanno colpito. La prima è proprio la gestione della semina e del raccolto: per quanto più un campo rimane incoltivato, maggiore sarà la sua produttività quando noi andremo a seminare, e anche il piazzamento lavoratori, che non è esclusivo, ma il giocatore che vorrà fare un'azione spenderà un lavoratore la prima volta se ancora nessuno ci è andato, poi due, poi tre, e quindi anche lo stesso giocatore potrebbe fare più volte le stesse azioni, però spendendo sempre di più. E quindi questa gestione dei nostri cubetti, che saranno i nostri lavoratori, mi ha incuriosito, e questo titolo sicuramente finirà sul nostro tavolo. E vi ricordiamo che a Play troverete anche Mandala, titolo che come sapete è entrato in una delle nostre top 10, di cui già vi abbiamo mostrato il nostro gameplay, gioco per soli due giocatori che ci è piaciuto tantissimo, finalmente arriva anche in italiano. Non mi dilungo troppo perché potete andare a vedere già i nostri precedenti video in cui ve ne parliamo, ma davvero secondo noi non dovete lasciarvelo scappare se come noi giocate spesso in due, perché è veramente un gioiellino. Ed esce anche un altro party game con Asmodee Italia che si intitola Olé Guacamole. Quando ho visto il titolo sono rimasto un attimino perplesso, ma poi lettere le regole mi ha incuriosito e ho voglia di provarlo, in quanto un giocatore dirà una qualsiasi parola, per esempio Messico. Il giocatore dopo di lui dovrà dire una parola che sia collegata a Messico, però dopo che è stata detta una parola si rivela una carta che rappresenta una lettera che non potrà essere contenuta nella parola che dirà il secondo giocatore. Se il secondo giocatore riesce a dire una parola collegata alla prima che non contenga quella lettera, allora si gira un'ulteriore lettera e il terzo giocatore dovrà dire una parola collegata alla seconda che non contenga nessuna delle due lettere in questo momento presenti sul tavolo, e si va avanti così fino a che qualcuno sbaglia oppure non riesce a trovare una parola nel tempo massimo. Il gioco mi ha ricordato Alice in Wonderland, ma deve essere molto divertente, molto frenetico, uno di quei giochi dove quando cerchi di pensare una parola ti vengono in mente solo ed esclusivamente parole che contengono le lettere che sono sul tavolo. Se capiterà l'occasione, una partita la vogliamo fare, perché si preannuncia veramente molto divertente. E ultimo titolo di Asmodee Italia è Master World, anche questo è un gioco collaborativo di parole nel quale un giocatore è il master che sa la parola che gli altri giocatori dovranno indovinare. Gli altri giocatori sapranno soltanto qual è l'argomento in cui si riferisce questa parola, ma il master non può dare alcun tipo di indizio, se non gli altri giocatori possono cercare di suggerire dei concetti, delle altre parole che gli aiutino ad indirizzarsi verso una destinazione. Vi faccio un esempio così è più chiaro: se la parola da indovinare è mucca, gli altri giocatori potranno selezionare come possibili indizi o possibili parole collegate a mucca mammifero, sa nuotare, vive nella giungla. Quindi sarà il giocatore master che dirà soltanto quanti degli indizi che sono stati forniti dalla squadra sono effettivamente collegati, nel nostro caso quindi solo uno. Gli altri giocatori andranno avanti così, quindi magari proponendo altre tipologie di indizi, e il master continuerà a dire quanti fanno parte effettivamente del concetto che bisognerà indovinare. Il gioco mi è sembrato tutt'altro che semplice da giocare, per quanto le regole siano facili, secondo me promette veramente delle belle sfide e sono curioso di provarlo, perché solo la lettura delle regole non ti permette di capire effettivamente il gioco come renderà sul tavolo. E Cranio Creations, oltre a ristampare, udite udite, Gino Pilotino, che si chiamerà Picchiatello nella loro edizione, che è semplicemente uno dei giochi più belli mai concepiti dalla mente umana, ecco che pubblicherà e porterà a Play Modena anche Candy Crush Duel, gioco per soli due giocatori basato proprio su Candy Crush, l'app per cellulare. Il gioco funziona ovviamente in modo diverso rispetto all'app: noi avremo il nostro schema e dopo aver lanciato dei dadi
dadi posizioneremo sulla nostra plancetta le caramelle corrispondenti, cercando di risolvere delle carte schema. Quando ci riusciremo, oltre a fare punti, otterremo anche le caramelle speciali che ci permetteranno o di distruggere le nostre caramelle per aiutarci a risolvere altri schemi, oppure attaccare l'altro giocatore, distruggendogli magari con la caramella riga un'intera riga di caramelle nel suo schema. Sono molto curioso di provarlo, secondo me è un gioco che può rivelare delle sorprese e non bisogna farsi così troppo confondere dall'ambientazione, che può sembrare un semplice remake dell'app di giochi da tavolo fatto apposta per vendere seguendo la scia del successo di Candy Crush. Secondo me in realtà come gioco sotto c'è e sono molto molto curioso di provarlo. E sempre a tema caramelle, Cranio ci porta anche Candy Lab, gioco anche questo coloratissimo con dei materiali veramente bellissimi, nel quale noi giocheremo carte dalla nostra mano per poter prendere queste caramelle, queste barrette colorate dal centro del tavolo, oppure aggiungeremo caramelle al centro del tavolo cercando di completare le carte schema che noi abbiamo in mano. Ognuna delle barrette che noi prenderemo la possiamo attivare, perché ognuna ha degli effetti molto particolari anche con tanta interazione tra i giocatori. Secondo me è un gioco molto particolare che sotto anche qua una maschera di tanto colorato, materiali tanto carini, nasconde un gioco molto molto cattivo tra i giocatori e con una buona profondità, e sono veramente curioso di giocare. Ed esce anche Codex Naturalis, sempre con Cranio, anche questo altro gioco con dei materiali veramente bellissimi, carte con delle illustrazioni fantastiche, tutte sberluccicose, ci sono le carte dorate che sono, hanno proprio le finiture d'oro e luccicano, e mi ha veramente affascinato tantissimo dal punto di vista dei materiali, e anche il gameplay promette tante grandi cose. Noi infatti partiremo con una carta al centro del tavolo e poi giocheremo altre carte a sovrapporsi a questa, giocandole negli angoli, e potremo giocare soltanto carte le cui condizioni sono soddisfatte dalle carte che già abbiamo in tavola. Giocando carte noi però aggiungeremo e toglieremo simboli, e quindi via via sarà sempre più complicato riuscire a giocare quello che vorremmo nel posto in cui vorremmo, e facciamo tutto questo nell'ottica di completare degli obiettivi che sono sia privati sia pubblici, e si può giocare in fretta cercando di completare in fretta i propri obiettivi e magari chiudere la partita prima degli altri, oppure cercare di allungarlo un po' di più per massimizzare i punti degli obiettivi al centro del tavolo. Molto curioso, la scatola è super compatta e questo gioco anche sicuramente arriverà in collezione. E DV Giochi porta a Play Unfold Dark Stories, che è un po' il seguito ideale di Fuga dal Manicomio, per quanto penso che non sia necessario aver giocato Fuga dal Manicomio per poter giocare questa scatola. Nel gioco infatti la storia di Fuga dal Manicomio proseguirà, ci saranno quindi nuove escape room, nuovi misteri da risolvere, credo sempre con la solita bellissima meccanica di queste buste chiuse che rappresentano le varie stanze, che noi alle quali potremmo accedere solo in certi momenti, e ci daranno nuovi enigmi e nuovi oggetti con i quali possiamo tornare in altre stanze a risolvere enigmi che avevamo lasciato indietro. Molto curioso anche di sapere la storia, come proseguirà, in quanto Fuga dal Manicomio, queste 5 storie che si intrecciavano non finivano propriamente, ti lasciavano un po' la porta aperta verso un seguito che è arrivato e di cui sono curioso forse più di leggere la storia che di giocare gli enigmi che ci saranno nella scatola. Iaplay con DV troverete anche Paper Dungeons, titolo di cui già vi abbiamo parlato nel nostro diario di Giocaosta, quindi non mi dilungherò troppo sulle meccaniche, ma sappiate che il gioco ci ha colpito molto, siamo molto curiosi di provarlo e di averlo, e anche questo è uno di quei titoli che ho spuntato come da riportare a casa da Play, perché pur mancando di interazione tra i giocatori, se non qualche leggerissima interazione indiretta in alcuni momenti della partita, mi è piaciuto. Sembra tanto incasinato all'inizio della partita perché ci sono tanti simboli, ma poi la partita è veloce e secondo me riesce comunque a rendere, per quanto in modo molto astratto, anche un po' l'esperienza del party che affronta il dungeon a sconfiggere i mostri, e per noi è stato un sì, quindi tenete le antenne drizzate perché ve ne parleremo ancora. E titolo di DV che sono molto curioso di provare è Witchstones di Martino Chiacchiera e Reichner Nizia, che parte da geniale gioco di Knizia, ma mettendogli attorno tutto quanto un gioco da tavolo e non solo più il semplice gioco astratto di piazzamento tessere. Noi abbiamo 5 tesserine in mano, queste tesserine hanno su di sé sempre 2 azioni, noi le posizioneremo nel nostro calderone e maggiore sarà la quantità di azioni dello stesso tipo che toccherà la nostra tessera all'interno del calderone, più potente sarà la nostra azione, e questo ci permetterà di ottenere risorse con le quali muoveremo le nostre streghe su una mappa cercando di fare punti, e anche di spostare i cristalli che abbiamo all'interno del calderone che bloccano le nostre possibilità di piazzamento tessere. Mi ha incuriosito molto, poi per me già il semplice fatto che Martino abbia collaborato con Reiner Knizia, che è l'autore di giochi più prolifico al mondo, per me è assolutamente un grandissimo punto a favore del
del titolo che non vedo l'ora di provare. E con Dal Tenda arriva Dani Goes to Hollywood, espansione per l'appunto di Dani, che introduce due nuovi concetti. Ci sarà sempre una personalità, Dani, che cerca di nascondersi in mezzo a tutte quante le sue personalità, ma qua si aggiungerà anche La Ragione, che è una nuova personalità che gioca assieme a Dani e che quindi cercherà di dissimulare nel corso della partita fingendo di essere Dani, perché se le personalità arrivati al confronto finale troveranno Dani avranno vinto, ma se invece indicheranno La Ragione allora avranno comunque perso. Inoltre in questo gioco cambiano anche le carte, che passano dall'avere concetti molto astratti, anche un po' adulti come avevamo detto nel nostro diario, ad avere titoli di film pop, proprio perché Dani è andato a Hollywood, quindi probabilmente si sentirà un pochino più di leggerezza, e anche l'aggiunta di questo nuovo personaggio dà sicuramente nuova linfa a questo titolo. E con Devir Italia finalmente sì, dovremmo farcela, dovrebbe arrivare la ristampa della Guerra dell'Anello, uno dei world game meglio piazzati in qualsiasi classifica mondiale, veramente apprezzatissimo ovunque e soprattutto gioco italianissimo che arriva anche con la sua espansione. Il gioco ci fa rivivere proprio la battaglia della Terra di Mezzo, da un lato ci saranno le forze oscure che saranno potentissime, il gioco è super asimmetrico, i cattivi saranno super forti, avranno tantissime armate, i buoni invece saranno molto più deboli, dovranno sempre giocare in difesa, ma nel frattempo dovranno anche cercare di tenere nascosta la compagnia dell'anello che cerca di raggiungere il Monte Fato per distruggere l'anello. Noi non l'abbiamo mai giocato, l'abbiamo soltanto visto apparecchiato, siccome ce l'hanno Miki e Luca. È un gioco sicuramente grande, sicuramente corposo, ricco di regole, però se lo state aspettando vuol dire che già lo conoscete e sapete che gran gioco è, e quindi sappiate, a Play lo dovreste finalmente trovare. E con Devir escono anche due Mazescape, ovvero delle scatolette che contengono 7 labirinti di difficoltà crescente, e il labirinto è un librettino, noi abbiamo anche una penna che non scrive, con la quale tenere traccia della nostra posizione in questo labirinto, e se a un certo momento noi siamo bloccati, non possiamo più andare da nessuna parte, ecco che allora possiamo dispiegare una pagina di questo libro e proseguire la nostra storia all'interno di questo fascicoletto. Nel gioco noi non dovremo semplicemente uscire, ma dovremo anche riuscire a raggiungere punti che sono magari leve o bottoni da premere che ci permetteranno di fare determinate cose, come riportato sul regolamento del gioco. Secondo me è un titolo che va benissimo per essere giocato magari in viaggio, se in treno hai un lungo viaggio da fare, ecco che me ne prendo uno di questi e provo a risolverlo, anziché giocare con il cellulare, può essere un modo alternativo di trascorrere del tempo. E con Fever Game, oltre all'espansione per paladini del regno occidentale, la città delle corone, arriva anche Mantis Fall, gioco di bluff solo per due giocatori, e questa è la cosa che più di tutte mi ha colpito di questo titolo. Infatti i due giocatori riceveranno un ruolo segreto e ci saranno due testimoni e un killer, quindi noi non sapremo mai se il killer è effettivamente in gioco oppure se entrambi i giocatori sono testimoni, anche perché ovviamente anche se tu mi dici guarda che sono un testimone posso non crederti, perché magari stai bluffando e sei il killer che mi vuole uccidere. Il killer vincerà se il testimone muore, il testimone vincerà se muore il killer, oppure se tutti quanti i testimoni riescono a portare a termine la missione, quindi avanzare lungo la mappa, però a ogni inizio di round si rivelerà un evento che sono solitamente cose che fanno male ai giocatori. I giocatori poi giocheranno carte per cercare di prevenire questi danni, e bisognerà cercare di capire, quando si avrà la possibilità di farlo, questi danni come distribuirli. Se penso che l'altro sia l'assassino lo vorrò colpire, oppure se penso che sia un mio compagno allora cercheremo di distribuirci danni in modo da arrivare tutti e due vivi alla fine del percorso. Molto particolare, secondo me crea una tensione al tavolo tra i due giocatori veramente eccezionale, e sono molto molto curioso di giocarci. E con Genos Game esce anche finalmente Ensemble, altro titolo che si è fatto tantissimo aspettare, un party game dalle regole molto molto semplici. Si rivela una carta e tutti quanti i giocatori dovranno indicare una tra altre carte che sono anche sul tavolo che sia quella più affine alla carta rivelata all'inizio. Se tutti sono d'accordo, sono stati quindi un fantastico ensemble, la partita è vinta. Se ne giocherà una seconda e vinte 9 partite, allora si potrà sbloccare una delle 3 buste chiuse all'interno della scatola che ci dà non solo nuove carte ma anche nuove regole. Devo ammettere che questo escamotage di dirti guarda ci saranno poi anche altre regole un po' mi incuriosisce. È anche vero che il gioco così come l'ho raccontato forse è un po' povero, non so se queste nuove regole saranno veramente interessanti oppure è proprio un escamotage e null'altro, ma mi sa che se riusciamo lo proveremo, ma voglio aspettare parecchio
pareri di altri prima di capire se effettivamente varrà la pena giocarci o no. E con Giochi Uniti, altro gioco attesissimo, ovvero Clash of Cultures. Anche questo è un gioco gigantesco, monumentale, proprio perché questa è la Monumental Edition. Gioco con una svrangata di materiali nel quale noi siamo una civilizzazione che partirà piccolina e inizierà ad espandersi sulla mappa, combattendo contro gli altri e sviluppando tecnologie su un albero delle tecnologie immenso. Noi abbiamo giocato la vecchia edizione del gioco ed è un gioco sicuramente lungo, molto impegnativo, che richiede tante partite per essere padroneggiato, ma se vi piace questo genere di giochi, allora questo è uno dei non plus ultra proprio della categoria. E con Jokix uscirà Frutticola, anche questo è un Kickstarter, un piazzamento lavoratori con non troppe cose particolari. Noi siamo dei contadini che raccolgono la frutta con cui fare la marmellata da vendere, e chi avrà più punti vince. La particolarità del gioco sta nel fatto che ogni giocatore ha un mazzetto di carte, e queste carte ci daranno sia la nostra iniziativa, quindi in che momento del round giocheremo, e anche quale tipologia e quanti lavoratori noi potremo utilizzare nel nostro round, perché lavoratori diversi avranno abilità diverse a seconda del tipo di azione che noi vorremmo fare. Mi è sembrato un po' un gioco come tanti, però comunque sono curioso di provarlo, perché potrebbe essere molto stretto come gioco e con tanta interazione in diretta tra i giocatori, e se la partita non è troppo lunga, perché questo non sono riuscito a capirlo, potrebbe anche diventare uno di quei giochi carini da lanciare fuori che ti durano una mezz'oretta, ma se dura 2 ore allora forse no. Vi farò sapere, perché mi voglio informare ancora su questo titolo. E con Helvetica arriva K3, e se non lo sapete il K3 è la montagna che viene dopo il K2, che adesso si chiama il Broad Peak, ed è considerato una delle cime più difficili da scalare al mondo. Il gioco è un astratto nel quale noi avremo davanti a noi una piramide fatta di cubetti colorati che creeremo noi all'inizio della partita, e poi rimuovendo sempre cubetti che sono liberi, quindi che non hanno altri cubetti sopra di sé, andremo a costruire una nuova piramide al centro del tavolo che rappresenta proprio il Broad Peak. Ma nel piazzare cubetti sulla piramide centrale dovremo seguire alcune regole pena la nostra eliminazione dalla partita. All'inizio della partita quindi noi avremo poche scelte, perché abbiamo pochi cubi tra cui scegliere della nostra piramide, ma ci sarà tanta scelta sulla piramide centrale, e poi questa cosa cambierà nel corso della partita, e secondo me già il setup, quindi il costruirci la nostra piramide, è parte fondamentale del gioco. Sono curioso di provarlo, però mi sa uno di quei titoli dove devi ragionare molto di più di quanto poi duri in realtà la partita, soprattutto nella fase di setup, però se capita la prova la voglio fare. E con Manca l'amaro arriva Cora, titolo di cui già vi avevamo parlato mesi fa, perché come sapete abbiamo avuto la possibilità di provarlo in super anteprima con una copia in inglese, e non vediamo l'ora che ci sia la copia in italiano per poterla aggiungere alla nostra collezione. Cora è uno di quei giochi che ha tutto ciò che a noi piace nei giochi: c'è un po' di gestione dadi, c'è una scelta simultanea delle azioni, ci sono vari tracciati su cui salire che ci daranno più cittadini, più monete, più forza militare con la quale andremo a conquistare i territori, che ci daranno dei gettoni che ci permetteranno di sviluppare la nostra civiltà, sbloccando quindi nuove abilità, e tutte le civiltà già di base sono simmetriche, ma più le svilupperemo maggiore e più marcata sarà questa simmetria. Abbiamo tante carte da poter giocare che anche qua ci danno effetti immediati, effetti permanenti o magari punti a fine partita, tante cose ben mescolate tra di loro, tutte molto ben incastrate, e il gioco non è neanche troppo lungo, ha dei materiali veramente eccezionali, e come dicevo non vedo l'ora di prendere in mano la scatola di Cora, e se capiterà anche a voi di avere in mano le edizione italiana, guardate con attenzione la scatola, perché se non ci hanno buggerato dovrebbe esserci una sorpresa che non vi diciamo ancora, ma ci emoziona tantissimo. E anche con Manca l'amaro esce un party game che è Last Message, in cui ci sarà uno schema centrale alla Dove Wally, quindi con tantissimi personaggi, tantissime figure anche molto particolari, molto strane. Un giocatore sarà la vittima, un altro giocatore sarà il killer, che indicherà alla vittima quale dei personaggi su questo mega schema è il killer, quindi è colui che l'ha ucciso. Allora il morto darà l'ultimo messaggio agli altri giocatori, si potrà giocare quindi minimo in 3, e gli potrà dire cosa vuole, potrà disegnare, potrà scrivere, potrà indicare pezzi della mappa, però poi il killer andrà a cancellare parte di questo disegno e parte di queste informazioni che sono riportate su una griglia 3x3. Man mano che avanzano i round il killer potrà sempre cancellare meno quadrati di questa griglia, e quindi diventerà più facile dare indizi, ma essendoci anche meno round sarà più difficile riuscire a capire quale dei tantissimi personaggini sulla mappa è quello da dover guardare. Il gioco mi sembra simpatico, però
credo che sia più divertente giocarlo al di là dello schermo, quindi cercare di dedurre che cosa ti stanno dicendo gli altri, che non giocarlo come vittima o come killer. È anche vero che la partita secondo me è molto veloce e quindi a giro tutti possono fare tutto, però l'idea che mi ha dato è questa, che non mi ha convinto al 100%. E ultimo titolo di Manca l'Amaro che verrà presentato a Play è Little Factory, seguito ideale di Little Town, per quanto i due giochi non sono minimamente collegati, sono due giochi a sé stanti, ma diciamo ambientati nello stesso universo. E noi qui abbiamo un gestione risorse nel quale dobbiamo creare un motore più veloce e più performante di tutti gli altri di conversione risorse, perché convertendo le risorse noi potremo acquistare nuovi edifici che ci forniranno nuove risorse, nuove tipologie di conversioni, e il primo giocatore che arriva a 10 punti vittoria chiude la partita e ha vinto. A me piacciono molto i giochi di creazione del motore, mi piacciono molto i giochi in cui c'è una race al primo che fa qualcosa, e quindi questo titolo qua gli ho messo proprio una doppia sottolineatura, perché sono molto molto curioso di provarlo, perché secondo me ha tutte quante le carte in regola per piacermi davvero tanto. Con MS Edizioni dovremmo esserci, dovrebbe arrivare Food Chain Magnate, titolo che come sapete, se lo conoscete, della Splotterspellen, una delle primissime localizzazioni in italiano di un gioco della Splotter, gioco solo ed esclusivamente per giocatori molto esperti, molto hardcore, a cui piacciono quei giochi lunghi, molto impegnativi, che al di là del tema, che è quello di gestire la catena di fast food e vendere bibite, hamburger e pizza al vicinato, in realtà è un gioco veramente spietato, molto punitivo, che picchia tantissimo i giocatori che commettono anche un solo errore durante la loro partita, però allo stesso tempo un gioco sicuramente molto bello. Non per tutti, ma se già l'avete preordinato e lo state aspettando, ragazzi, dovremmo esserci. E altro annuncio di MS Edizioni che farà felici molti è la ristampa di Root, che arriva anche finalmente con l'espansione Il Mondo Sotterraneo, che aggiunge due nuove razze che sono le talpe e i corvi, anche loro con il loro stile di gioco unico, con il loro obiettivo unico, che potranno essere combinati con tutte quante le altre razze di tutte le scatole uscite finora. Root è stato uno dei nostri giochi preferiti nell'anno in cui è uscito, nel 2018, l'abbiamo giocato tantissimo. Se anche voi l'avete giocato tantissimo, allora avere nuove razze, provare nuove combinazioni, cercare di capire come giocare ogni razza e come contrastare ogni razza, che è proprio il bello del gioco, beh, sicuramente cascano a fagiolo, e quindi se vi piace tanto il gioco, allora so che già sapete che uscirà questa espansione, quindi state tranquilli perché ci siamo addirittura d'arrivo. E con Olifante arriva Espresso Doppio, titolo che se ci seguite con attenzione sapete già che è passato sul nostro tavolo, e vi avvisiamo che prossima settimana, lunedì, vedrete il nostro gameplay astratto per due giocatori, dei materiali bellissimi, perché sono delle vere tazzine da caffè con piattini e cucchiaini che noi dovremmo disporre sul nostro campo da gioco cercando di soddisfare degli obiettivi che abbiamo in mano. Bellissimo visivamente, molto bello da giocare, e per saperne di più iscrivetevi al canale se non ve l'ho ancora detto, perché così vedrete di che cosa si tratta veramente visto con mano sul nostro tavolo. E anche con Olifante ritorna disponibile, che adesso per un po' non si era trovato, ma Captain Wonder Cape, gioco che a noi è piaciuto un sacco, anche di questo ve ne abbiamo parlato in un nostro diario, c'è un nostro video assieme a Giulio e Nicolò della rubrica Gioca Giullari Junior, che vi lasciamo linkato qua da qualche parte. Non fatevi trarre in inganno dal fatto che nel gioco ci siano le cacchine e ci sia la pipietta, perché secondo noi è un gioco veramente super originale, tant'è che uno dei finalisti del premio Efesto, che vuol proprio premiare l'originalità nei giochi, non fatevi trarre in inganno, dategli una possibilità, perché secondo me il gioco piacerà un sacco anche a voi. E arriviamo all'ultimo editore, con Studio Supernova, che porta finalmente in italiano The King is Dead, il remake di King of Siam, un gioco di controllo territorio, di maggioranze, molto molto stretto, molto molto cattivo, che noi abbiamo avuto occasione di provare nella sua vecchia edizione più volte, e che è veramente un grandissimo brucia cervelli pur rinchiuso in una scatoletta piccola. Il gioco non ha dalla sua una grafica eccezionale, molto accattivante, e quindi potrebbe passare un po' in sordina, ma fate attenzione perché veramente si nasconde all'interno di quella scatola un gioco veramente molto profondo, specie se giocato in 4, in cui si gioca a coppie, allora lì diventa veramente un iper brucia cervelli, perché tu devi cercare di far capire al tuo compagno di squadra che cosa vuoi fare, dove vuoi puntare, quale regione stai cercando di conquistare, e se non riuscite a capirlo, allora sappiate che vi incazzerete tantissimo. Il gioco però a me piace un sacco, Vale lo odia perché lo trovo veramente tanto complesso, ma spero che con questa edizione di riuscire a farglielo rigiocare e farglielo apprezzare, perché è veramente veramente bello secondo me.
E arriva anche Shifting Stones, un gioco che si compone solo di 9 tessere fronte retro, e noi avremo delle carte con disegnati sopra degli schemi che, se riusciamo a ricomporre al centro del tavolo in queste 9 tesserone, allora potremo giocarle per fare punti. Il fatto è che per muovere oppure ribaltare queste tessere noi dovremo allo stesso tempo giocare carte, e quindi dovremo rinunciare a poter fare dei punti, a creare delle combinazioni per cercare di risolverne altre. E questo aspetto mi ha incuriosito molto. Anche qui credo che il gioco sia molto più profondo di quello che sembri a prima vista, perché ha pochissimi componenti, però mi ha incuriosito parecchio e voglio assolutamente provarlo. E ultimo titolo di cui vi parlo è Blades, che è il remake di un gioco popolare russo che si chiama Durat o Durak, qualcosa del genere, che in russo vuol dire stolto, stupido, che è l'appellativo che viene dato a chi perde la partita, perché sarà colui che si trova con più carte in mano, in quanto si vince nel momento in cui noi siamo riusciti a giocare tutte le nostre carte, rispettando ovviamente le regole, che sono un po' simili a quelle della briscola, ma neanche troppo, e il primo che rimane senza carte in mano vince. La particolarità è che si giocherà sempre a coppie, ma queste coppie cambiano nel corso della partita, quindi io giocherò col giocatore 2, ma poi il giocatore 2 giocherà col giocatore 3, il 3 con il 4 e avanti così, e quindi queste alleanze che cambiano lo rendono sicuramente particolare. Io non sono particolarmente amante di questo genere di giochi, quindi non ce l'ho tra i giochi che voglio provare, però fatemi sapere se a voi piace o non riuscite a giocarlo, fatemi sapere se vale la pena oppure no. E siamo giunti alla fine di questo video, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui, spero di vedervi a Play, dove noi saremo presenti venerdì, sabato e domenica, e ci saranno anche alcune sorprese per le quali vi invitiamo a seguirci su tutti quanti i nostri social. Lasciatemi qua sotto anche scritto quale gioco assolutamente voi vorrete prendere appena aprono le porte di Modena Play, se ci sarete, e nel caso incontriamoci e facciamoci almeno una foto assieme, che è una cosa che ci fa sempre tantissimo piacere. E ancora ringraziamo tantissimo Magic Merchant, e vi ricordiamo che attivo il codice sconto giullari1009, utilizzabile passando attraverso il link che vi lasciamo qui sotto, con il quale avrete il 10% di sconto su tutto ciò che mettete nel carrello: giochi da tavolo, giochi di carte, accessori, qualsiasi cosa, il carrello vi va in sconto del 10%. E che direi che, se per caso a Play non ci sarete, può essere un ottimo modo per consolarsi di non riuscire a essere alla prima, finalmente, vera fiera che si terrà dopo quasi ormai 2 anni. Ancora vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarci un bel like, vi ricordo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!